Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per essere qui presenti. Sono trascorsi 2 anni e mezzo da quando ci avete affidato il compito di amministrare Piemonte. Posso dirvi, interpretando anche il pensiero degli altri consiglieri comunali, che l'energia e l'entusiasmo che abbiamo profuso in questi 2 anni e mezzo di amministrazione sono stati notevoli. Abbiamo lavorato sodo, i progetti si sono dispiegati in azioni concrete e i vuoti che abbiamo ereditato sono stati colmati con il determinato impegno di tutti. Per questo motivo voglio ringraziare di vero cuore tutti i consiglieri del gruppo Piemonte Libera per il loro impegno quotidiano e per la dedizione che profondono nel delicato ruolo che svolgono e tutti coloro che collaborano con la nostra amministrazione. Non faccio nomi per evitare di dimenticarne qualcuno. Da soli non si va da nessuna parte. Insieme si riescono a raggiungere traguardi importanti. Grazie a tutti voi. E prima di esporvi i risultati di questi 2 anni e mezzo, è giusto fare qualche considerazione preliminare. La crisi economico-politica che sta colpendo l'Italia e di riflesso i comuni, soprattutto i più piccoli come il nostro, ha di fatto cambiato, se non addirittura stravolto, i bilanci degli enti locali, già di per sé modesti, appesantendoli con inaspettati tagli, sia nel 2013, sia nel 2014, sia nel 2015. A ciò si aggiunge che il governo centrale introduce ogni anno nuove ed inaccettabili tasse, dando ai comuni il gravoso compito di incassarle. Pertanto il governo rimpingua le proprie finanze e gli amministratori locali sono ridotti a svolgere l'ingrato compito di esattori delle tasse, il che allontana, anziché avvicinarlo, il cittadino al comune, che talvolta viene visto come un nemico da cui difendersi. Ebbene, dovete sapere che solo parte delle tasse che lo Stato ci chiede di riscuotere rimane nelle casse comunali. Una parte cospicua va nelle casse dello Stato centrale. Non cerco alibi, né metto, come si dice, le mani davanti, ma intendo solo portarvi a conoscenza che non è facile portare avanti un comune piccolo come il nostro. Sicuramente siamo stati manchevoli in qualche circostanza ed avremo le nostre responsabilità, e pertanto intendo chiedere scusa a nome di tutti i consiglieri a coloro ai quali non siamo riusciti a dare una risposta concreta o che sono rimasti delusi in una loro aspettativa o che non hanno visto soddisfatta una propria esigenza. È chiaro che un'azione amministrativa non possa raccogliere un unanime consenso, ma deve essere altrettanto chiaro che noi lavoriamo tutti i giorni intensamente per tentare di mitigare il disagio che la crisi ha amplificato, e sono certo che con l'aiuto di una cittadinanza attiva e responsabile ce la faremo a realizzare un paese migliore. Ed è proprio in quest'ottica di fiducia e di ottimismo quello che il futuro potrà riservare al nostro paese che nasce spontaneo l'augurio per il nuovo anno, affinché questa nostra fiducia, speranza ed ottimismo possa contagiare tutti voi, dandovi gioia di vivere, serenità e fiducia nel guardare al futuro. Fatta questa premessa, passo ai risultati di questi 30 mesi di governo. Abbiamo adeguato la macchina comunale per
realizzato il nostro programma di governo. A dire il vero, pur non essendo del tutto pronta, sono stati fatti grandi passi. La struttura organizzativa è stata semplificata. Abbiamo creato l'area dei servizi comunali, ecologia, SUAP, cimitero, trasporti, mensa, eccetera. Abbiamo creato l'area del controllo del territorio e manutenzione ordinaria di tutte le strade e dei beni immobili. Abbiamo insomma alleggerito l'area tecnica, che oggi include solo lavori pubblici ed urbanistica, con il vantaggio che essa dovrà concludere con maggiore rapidità i procedimenti amministrativi. L'area finanziaria si è stabilizzata con un nuovo responsabile che l'ha resa più efficiente. Non a caso il nostro comune ha approvato il 23 dicembre scorso, cioè pochi giorni fa, con delibera di giunta, il bilancio di previsione 2015. Questo è un fatto storico mai verificatosi nel nostro comune. Siamo tra i primi comuni in Campania e tra i primi comuni in Italia ad aver approvato il bilancio di previsione 2015. E questo è il segno tangibile che la macchina comunale sta funzionando o sta cominciando a funzionare bene. Per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, obiettivo prioritario di questa amministrazione, assieme alla tutela dell'ordine pubblico, ci siamo dotati di un sistema di telecamere nelle aree nevralgiche del nostro paese, che andrà in funzione nel primo mese del 2015. Abbiamo potenziato il servizio di polizia municipale con due unità, con il compito ben preciso di controllare la viabilità. Credo, senza sbagliarmi, che a Piemonte non ci sono mai stati tanti vigili in servizio contemporaneamente. Ritorniamo all'area tecnica partendo dall'urbanistica. Il settore è stato potenziato. Infatti l'ufficio condono è stato potenziato con un altro tecnico esperto in materia e mi sento di confermare che nell'arco del 2015 saranno istruite tutte le pratiche del secondo condono 724-94 e completate tutte le residue pratiche del primo condono. Un altro tecnico assunto da pochi giorni con il ruolo di responsabile del paesaggio e abusivismo edilizio rientra nel solco che abbiamo tracciato per dare risposte concrete al problema degli immobili oggetto di condoni ed abusi. Stiamo cercando di dare impulso all'intero sistema di edilizia privata. Come sapete, abbiamo ereditato un piano regolatore in generale poco chiaro e non completo, il che ha creato non pochi problemi per la sua corretta applicazione. Esso è stato completato in tutte le parti carenti dal Dipartimento di Urbanistica della Federico II di Napoli, nella persona del professor Moccia. Dal 2015 si cercheranno di cogliere tutte le possibilità che il suddetto strumento offre per lo sviluppo economico del nostro paese. Dopo circa 2 anni e mezzo siamo riusciti a mettere in moto la macchina dei lavori pubblici. Credetemi, abbiamo attraversato periodi difficili, ma grazie alla testardaggine tipica di noi piemontesi, alla fine siamo riusciti a sbloccare un sistema che si era praticamente bloccato da anni. Sono iniziati i primi lavori pubblici grazie
all'istituzione dell'Ufficio Europa, che si occupa di presentare istanze di partecipazione a tutti i bandi regionali, nazionali ed europei per la concessione di contributi pubblici. Siamo stati finanziati per circa 500.000 euro per la riqualificazione del complesso Pino e i lavori sono partiti da pochi giorni, con precisione sono partiti ieri. Per circa 100.000 euro per la riqualificazione del sentiero Zappino e i lavori inizieranno a gennaio. Sempre nei giorni scorsi sono stati appaltati i lavori per la ristrutturazione della scuola materna elementare delle Franche per un valore di circa 2.400.000 euro. I lavori inizieranno entro febbraio. Per la casa comunale e per la scuola media Padre del Pozzo abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 1.200.000 euro per l'efficientamento energetico ed il bando di gara partirà nei primi giorni di gennaio. E sempre grazie all'Ufficio Europa, istituito, lo ripeto, da questa amministrazione, abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro per la ristrutturazione del piano seminterrato scuola media Padre del Pozzo. A nulla, dico a nulla, è valso il ricorso del Comune di Napoli per escluderci dal suddetto finanziamento. Il TAR Campania ha respinto tale ricorso e tutte le opere sopra citate saranno realizzate entro il 31 dicembre 2015. Siamo riusciti a risolvere il contenzioso e quindi il contratto con la ditta Cermat, che abbandonò il cantiere del presidio dei Monti Natali per la riqualificazione della ex scuola elementare Piazzale Chiesa, opera iniziata dalla precedente amministrazione. Così pure risolto il contenzioso del gruppo di tecnici che ha progettato tali opere. Sarà indetto a breve una nuova gara per la prosecuzione dell'opera investimento per circa 1.200.000 euro. Contiamo di completare l'opera entro la prossima festività di San Michele insieme alla riapertura della chiesa. A questo proposito intendo precisare che questa amministrazione darà alla parrocchia i fondi previsti in bilancio dalla legge 219. Non possiamo erogare i fondi in una sola volta, ma lo potremo fare e lo faremo in più tranche. E sempre a gennaio 2015 inizieranno i tanto attesi lavori di via Muliscolo. Per quest'opera il Comune sta pagando il mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti da oltre 6 anni. La storia non mi ripeto, già la conoscete. E sempre a gennaio 2015 inizieranno altri interventi sulle strade comunali, sia alle Franche in via San Sebastiano, sia a Tralia in via Nuova Chiesa Tralia, sia al centro con il tratto via Puzzo Fontana. Per queste 3 opere abbiamo contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per circa 350.000 euro. Ci è stato accordato un finanziamento di circa 150.000 euro per la realizzazione di un piccolo asilo nido della scuola elementare Fratelli Cervi. Il merito va all'assessore Anno Spizia, che è riuscito ad ottenere tale finanziamento in un contesto normativo solo oggi un po' più chiaro. Siamo stati finanziati per la realizzazione della Casa dell'Acqua a Tralia, grazie all'impegno costante del consigliere Giuseppe Gargiulo. Altro finanziamento ci è stato accordato dalla Comunità Montana per circa 50.000 euro per la sistemazione dell'area antistante il cimitero, ove
sorgerà il mercatino dei prodotti tipici dei mondi lattari. Siamo stati finanziati dalla Regione Campania per circa 130.000 euro per la realizzazione di un piccolo centro di raccolta nei locali adibiti a garage in via Madonnina, e a breve dovrebbe essere ufficiale la concessione del contributo della provincia per la realizzazione di una vera e propria isola ecologica a Pimonte. Altro finanziamento di circa 30.000 euro l'abbiamo ottenuto per il piano di protezione civile. Una recente delibera di giunta ha approvato il progetto di completamento di via Salsicciano, con un'area attrezzata di verde di circa 300 metri quadri, opera finanziata con economie di spesa derivanti da altri investimenti. Sono stati affidati incarichi per la progettazione di arredo urbano, verde pubblico attrezzato di tutte le principali strade del territorio comunale. Così pure è stato affidato l'incarico per la progettazione di un parco comunale a Belvedere. Nel corso del 2015 completeremo l'impianto di illuminazione pubblica in alcune strade dove esso è carente e sostituiremo le lampade tradizionali a mercurio e sodio con quella a LED, riducendo i costi dell'energia elettrica. Sono iniziati infine, grazie al nostro impegno, i lavori della Gori per l'impianto fognario di via Canti, atteso da anni dai nostri concittadini. E colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri Sabatini e Imparato per la costante collaborazione e per l'impegno che profondono per la realizzazione di queste opere. Anche per il cimitero è stato redatto a segretazione il piano cimiteriale che ci permetterà di costruire nuove cappelle. In attesa di tale redazione inizieranno i lavori di ristrutturazione di tutto l'impianto elettrico e la realizzazione di nuovi loculi. Oggi, grazie al consigliere Somma Gennaro, detto Pilos, il cimitero comunale è tenuto in ottime condizioni. Ci stiamo impegnando per l'illuminazione della croce, grazie all'intervento del professore Luigi Amodio. Ci stiamo impegnando per trovare delle soluzioni per costruire parcheggi, in particolare quello di via Madonnina. Abbiamo iniziato a progettare lavori pubblici relativi alla riqualificazione di Valle delle Noci, alla realizzazione di un parco tematico avventura della Valle del Lavatoio. Sono grandi interventi questi di grande portata che richiederanno anni di pazienza e saranno completati dalle amministrazioni che verranno dopo la nostra. Nello stesso tempo abbiamo avviato la progettazione di opere più piccole, ma sempre importanti, in attesa che arrivino i finanziamenti. Mi riferisco alla riqualificazione dell'acquedotto borbonico di Travia, alla riqualificazione della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in piazza. Vi informo che, passando all'ecologia, informo che agli inizi del mese di febbraio 2015 entrerà in funzione il nuovo piano di raccolta porto a porta. Inizierà una capillare campagna di informazione sulle nuove regole e con l'aiuto di preziosi comitati di quartiere, ai quali vanno i nostri sentiti ringraziamenti, la percentuale di raccolta differenziata passerà dall'attuale 55-60% al 70-75%. Obiettivo raggiungibile con dedizione, collaborazione e qualche sacrificio in più da parte di tutti. Ciò
si è permesso di ridurre nel 2015 la TARI, cioè la tassa sui rifiuti, cioè la tassa del 10% rispetto al 2014. Così come promesso, questa amministrazione da me guidata, assumendosi non poche responsabilità, ha continuato ad avviare quel lento ma costante processo di riduzione del peso fiscale sui cittadini. Vi ripeto che nel 2015 la tassa sulla spazzatura costerà il 10% in meno. Tutto questo grazie a un lavoro costante che abbiamo fatto di riduzione dei costi del servizio. Il paese è più pulito e paghiamo tutti di meno, e questo è uno dei principali obiettivi di questa amministrazione, già raggiunto solo dopo 2 anni e mezzo. Ne siamo fieri. Sempre in merito alla pressione fiscale, benché il nostro comune ha subito tagli ai trasferimenti nel 2013 per euro 130.000, nel 2014 tagli per euro 110.000, cioè sono entrate nelle casse del comune circa 240.000 euro in meno. Nonostante ciò abbiamo ridotto l'IRPEF aumentando la soglia di esenzione di non imponibilità da euro 8.000 ad euro 10.000 per tutelare i redditi più bassi. Ripeto, abbiamo ridotto la TARI, tassa sui rifiuti, del 10%. In realtà anche quest'anno abbiamo pagato un 10% in meno, in quanto non c'è stata l'addizionale dello 0,30 che nel 2013 abbiamo versato allo Stato. Per quanto riguarda l'IMU, abbiamo ridotto l'aliquota sulla seconda casa dal 10,50 al 10,30 nel 2013, dal 10,30 al 9,10 nel 2014 e dal 9,10 all'8,50 nel 2015, confermando la possibilità che le abitazioni concesse in comodato dal genitore al figlio sia considerato come abitazione principale. Sono state previste riduzioni sia per la TARI sia per l'IMU per contribuenti appartenenti a ceti sociali disagiati. Credo che siamo tra le poche amministrazioni in Italia di aver approvato il bilancio 2015 entro dicembre e di aver ridotto le tasse. Non mi aspetto certo gli elogi o gli applausi, ma credo che questa sia una grande soddisfazione e soprattutto la risposta migliore a quelle persone che qualche tempo fa hanno sparato a zero sull'operato di questa amministrazione senza cognizione di causa, in uno dei momenti più bui della finanza locale, per la finanza locale italiana. Dove sono ora queste persone? Perché non dicono ai cittadini che questa amministrazione ha ridotto le tasse? Amici, questi sono i fatti, questi sono i risultati importanti, questa è la verità che va gridata a gran voce. La critica è sempre ben accetta quando è supportata dai numeri o dalle proposte concrete, non dalle chiacchiere da marciapiede, soprattutto se si considera che ho rinunziato sinora all'indennità di carica e rinuncerò, se necessario, sino alla fine del mandato. Di che cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliono parlare queste persone che non sanno ciò che dicono? Negli ultimi 15 anni ogni sindaco è costato almeno 200.000 euro ogni 5 anni e fino ad oggi io ho donato circa 100.000 euro alle casse del comune, rinunciando a quanto mi spettava di diritto, e l'ho fatto con il cuore, perché sono qui a 71 anni e perché voglio dare il mio contributo concreto per cambiare il mondo, non a chiacchiere, ma con i fatti. Portare avanti questo processo di riduzione crescente delle tasse bisogna non solo augurarsi che non intervengano nel 2015 nuovi tagli ai trasferimenti, ma agire in due direzioni. Prima, inventarci nuove entrate, come ad esempio quelle derivanti
da una più proficua valorizzazione del patrimonio comunale. Secondo, ridurre le spese, che significa eliminare gli sprechi che nel corso degli anni si sono fatti in questo comune in assenza di controllo. Per esempio, spese telefoniche, spese per l'energia elettrica, dei servizi, le poste di telecomunicazione private, i contratti di manutenzione, per esempio la gestione diretta del cimitero, eccetera. Ma ci tengo a precisare una cosa, che ridurre le spese non significa ridurre le spese del personale, o rinunciare ai servizi, o rinunciare alle progettazioni o ai supporti esterni che ci permettono di raggiungere obiettivi significativi. Ma ridurre le spese significa comportarsi come il buon padre di famiglia che gestisce l'economia domestica con oculatezza, senza sprechi. Un buon genitore investe nella istruzione e nella formazione dei figli. Noi ci comporteremo sempre così, facendo del nostro meglio per la collettività, con la massima trasparenza ed onestà. Ritornando alle cose da fare, stiamo studiando delle forme per rilanciare il commercio e il turismo e appena possibile avvieremo un programma di rilancio turistico del paese valorizzando tutte le attività extraalberghiere, B&B ed agriturismo. In materia di pubblica istruzione, in un recente consiglio comunale abbiamo approvato una delibera con la quale abbiamo messo a disposizione della provincia un'area ove sorgeranno nei prossimi anni un istituto superiore e precisamente un istituto turistico alberghiero. Abbiamo istituito delle borse di studio per alunni meritevoli e a breve nascerà una biblioteca popolare. Abbiamo contribuito alla realizzazione della manifestazione Bianco Natale, terza edizione, grazie al neo vice sindaco Vincenzo Codicella, e stiamo sostenendo in maniera concreta le associazioni di volontariato, perché la nostra è un'amministrazione che punta sui giovani. Grazie all'assessore Damara, un edificio comunale intero è dedicato ai giovani e alle associazioni che rappresentano una ricchezza per il paese. Anche nello sport siamo attivi, il nostro campo sportivo versa in ottime condizioni e sembra ridato grazie all'impegno della polisportiva ed in particolare del presidente Giovanni Cavocirlo e di tutto il direttivo. E prima di concludere vorrei ringraziare l'intero consiglio comunale, la giunta, il segretario comunale, il personale del comune per essermi quotidianamente a fianco. Ringrazio Sua Eccellenza il vescovo Monsignor Alfano per la sua presenza costante qui a Piemonte. La sua vicinanza ha per noi un'importanza straordinaria. Grazie di cuore ai nostri sacerdoti Don Vincenzo e Don Gennaro che alimentano la fede e la speranza della nostra comunità. Infine ringrazio tutte le forze dell'ordine, le istituzioni pubbliche e private, la scuola e la persona del dirigente scolastico Adele Porta, le associazioni e i gruppi che si sono relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo per aver messo a disposizione risorse ed intelligenze consapevoli del momento di difficoltà che il Comune sta attraversando. E concludo sottolineando un aspetto importante: non bastano gli sforzi dell'amministrazione, non bastano i finanziamenti delle opere pubbliche. Per cambiare Piemonte occorre l'aiuto di ogni singolo cittadino. Il Comune, lo voglio sottolineare, è aperto a tutti e da ogni forma di collaborazione. È aperto a quanti con sincera passione e generosità intendono fornire il proprio contributo. Il Comune deve essere il luogo capace di avvicinare tutti, deve essere solidale verso le famiglie e i cittadini in disagio a causa del presente periodo di crisi, infondere la fiducia e speranza dei giovani. L'amministrazione che guido
sta tentando con saggezza, sincerità e l'intelligenza operativa tipica dei giovani che fanno parte della mia squadra di agire con efficacia, tenendo fede ai valori di democrazia e solidarietà. Cari concittadini, restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio, domanda o necessità abbiate. Vi rivolgiamo i nostri più sentiti auguri per un sereno 2015 e che la gioia e la bellezza delle festività natalizie trascorse possano accompagnarvi lungo tutto il corso del nuovo anno e della nostra vita, guidandoci nelle avversità, rendendoci più forti e saggi, con la speranza che il nuovo anno possa trascorrere per tutti noi all'insegna della tranquillità e della buona salute e che possa portare al nostro paese una ventata di pace e di prosperità. Grazie. Della Gori, stanno arrivando gli aumenti delle bollette Gori, la nostra amministrazione se ne sta fregando altamente. Io sono 2 anni che la sto avvertendo, ho mandato pure i documenti protocollati chiedendo loro di interessarsene. Ho parlato anche col sindaco, il quale mi ha risposto con un laconico: ci pensa la Gori, e la Gori ci manda gli aumenti, aumenti decisi da un delegato, Federico Lupoli, delegato a nome del comune di Piemonte. Quando io ho visto questo signore prendere queste decisioni nell'ottobre 2012 al centro direzionale a Napoli, io da cittadino piemontese, preoccupato di questi futuri aumenti autorizzati dall'amministrazione tramite il delegato, sono andato dal signor Lupoli e gli ho chiesto: sono un cittadino di Piemonte, le decisioni che sta prendendo lei in quanto delegato dal comune di Piemonte sono condivise dall'amministrazione comunale? Perché qui si parla di aumenti e gli aumenti sulle bollette non credo che piacciono a tutti, a me non piacciono. Il signor Lupoli rispose: no, io non conosco nessuno dell'amministrazione, fatto abbastanza grave per un delegato. Telefonò immediatamente l'allora vice sindaco Peppino Gargiulo, che mi dispiace che oggi non sia presente, a meno che non si era sposto da qualche parte. Ah, meno male. Allora, gli facciamo i nostri auguri di guarigione, di buona guarigione. E gli chiesi: lo sai Peppino, cioè questo signore sta decidendo a nome del comune di Piemonte, a nome del sindaco, dell'amministrazione, eccetera, eccetera, di far aumentare le bollette della Gori in modo illegittimo, senza apparente pagamento dei consumi idrici. Io la bolletta dell'acqua la pago se c'è dietro un consumo idrico, ma se c'è dietro una partita pregressa ante 2012 che non mi specifica cosa io vado a pagare, e io non la pago. Sapete perché la Gori ci chiede questi aumenti? Perché la Gori sta piena di debiti, magari ci sta facendo l'impianto fognario tanto atteso da tempo, però nel frattempo ce lo fa pagare caro, perché qui ci chiede aumenti per ripianare i debiti. La Gori ha più di 250 milioni di euro di debiti, segnatevelo, ma intanto si prende i profitti, è come se io mi apro un'attività, i profitti li prendo io e i debiti li scarico sul mio figlio. Ho inviato diverse volte all'amministrazione documentazione protocollata
per dire attenzione, qui è stata presa una decisione a vostra insaputa, informatevi, prendete le delibere, ci stanno gli atti, niente di niente di niente. È uscito anche un articolo sul giornale Metropolis. Poi, dato che non mi voglio prolungare, ho fatto un'altra richiesta. Dato che l'amministrazione parla di scuole, il governo, è vero, tra i tanti tagli che ha fatto verso i comuni, ha anche erogato, tramite la legge di stabilità, tramite un emendamento approvato dal Movimento 5 Stelle, un fondo derivato, un fondo per l'edilizia scolastica derivato dall'8 per 1000 sulle dichiarazioni IRPEF. Io ho inviato al comune, ho protocollato, indirizzato al sindaco, una lettera che dice: guarda, c'è questo fondo per l'edilizia scolastica, contatti l'area tecnica e faccia preparare un progetto, così arriveranno i soldi. Però sottovalutavo che l'amministrazione è tanto brava a trovare soldi. Risposta zero. Poi ne potrei dire tante, tante altre, così come ho sentito tante altre belle cose che ho sentito già l'anno scorso. Vabbè, un dammaretti, l'importante è andare avanti e non pensare, perché il cervello è un optional. Ma hai già visto però se l'amministrazione aveva già qualche finanziamento per l'edilizia scolastica? Cioè, hai visto anche questo? Cioè, la proposta è costruttiva, sì, sicuramente. Sicuramente. Però avrei gradito una proposta, ma non io la risposta. Hai visto anche se era utile in quel momento da porre? Allora, perché non me lo dicevano prima? Mi potevano dire: senti, grazie Alberto per questa cosa, però stiamo a posto. Cioè, se io ho già 10 macchine. E intanto io ho messo io già 10 macchine sulle lettere. Guarda, perché devo dire questa macchina? A me non mi sento. Già 10. Ma almeno me lo devi far sapere. Che vanno a far sapere, quello è il problema, che noi ce ne usciamo dopo ogni anno e l'amministrazione se ne esce. Ogni mese bisogna dirle queste cose, perché dato che l'amministrazione ce ne ha tanti risultati, perché ci deve far fare la grande buffata a ogni anno? Però l'ha detto adesso, stanno le lettere protocollate con il mio numero di telefono, se le leggesse le lettere protocollate sarebbe giusto. Paghiamo. Sono polemiche. Intanto ci stanno lettere protocollate con proposte e segnalazioni anche in merito a via Pennino, va bene, competenza della provincia e tante altre cose ancora. Grazie. Facciamo il posto adesso. Un 2015. Fissidatevi.